Bene, buonasera a tutte e tutti, bentrovati, siamo al primo incontro di Storia in Città, la rassegna che ha già raggiunto almeno la quinta edizione progettata dall'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Friuli Venezia Giulia, dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Trieste, che fin dall'inizio ha avuto l'ambizione di portare la didattica universitaria, appunto come dice il titolo, in centro città. Intanto per dare agli studenti del corso di storia contemporanea, ai miei studenti, tra l'altro vedo numerosi, li ringrazio, mi fa particolarmente piacere, ci sono anche studenti di anni precedenti, quindi c'è una fan base, uno zoccolo duro di appassionati, e questo ancora mi fa di più piacere, appunto dare loro uno spazio di approfondimento, no? Rispetto a tematiche che naturalmente nel corso generale di storia contemporanea possono essere affrontate soltanto tangenzialmente. E poi per dare il nostro piccolo contributo e la nostra risposta modesta a quella fame di storia che è indubbiamente presente, insomma, nella nostra società, individuando dei temi di volta in volta con uno stringente legame con l'attualità. Allora mi ricordo l'edizione, per esempio, dell'anno scorso aveva per tema i conflitti, le paci, le guerre. Quest'anno abbiamo scelto il tema delle resistenze, delle liberazioni in Europa, naturalmente perché ci stiamo avvicinando alla cifra tonda, all'anniversario, all'ottantesimo anniversario della liberazione che si celebrerà la prossima primavera nel 2025, ma anche perché il taglio di molti degli interventi, come vedrete, ora ve li illustrerà il direttore dell'Istituto Gabriele Mastrolillo, hanno tutti degli addentellati abbastanza, insomma, evidenti, no? Con molte delle problematiche, dei fenomeni che continuano a dominare il dibattito politico e bene o male l'attualità della politica internazionale. Bene, io sono ovviamente Patrick Carlsen, il titolare del corso di storia contemporanea. Qui accanto a me, oltre al dottor Mastrolillo, che è il direttore scientifico dell'Istituto per la Storia della Resistenza, abbiamo a inaugurare il nostro ciclo la professoressa Tullia Catalan, che insegna storia contemporanea e storia dell'ebraismo nel Dipartimento Amico, nel DISU, nel Dipartimento di Studi Umanistici, che tra l'altro ringrazio anche per averci dato la sala, una delle sale più centrali e più capienti che si possano trovare in città. Io mi fermo anche perché molti di voi mi avete ascoltato fino a mezzogiorno, non ne potete più, immagino, e quindi lascio la parola al dottor Mastrolillo. Grazie. Bene, grazie professor Carlsen, buonasera a tutti e tutte. Io sono Gabriele Mastrolillo, assegnista di ricerca in storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste e sono il direttore scientifico dell'IRSREC. Insieme al professor Carlsen e al professor Pupo, entrambi docenti presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e membri del Consiglio Direttivo dell'IRSREC, ho organizzato questa edizione di Storia in Città, il cui tema è Resistenze e Liberazioni in Europa, scelto, come ha anticipato il professor Carlsen, visto l'approssimarsi dell'ottantesimo anniversario della fine della Resistenza e della Seconda Guerra Mondiale, che cadrà appunto l'anno prossimo. La declinazione da noi scelta per affrontare questo tema è quella transnazionale. Abbiamo ritenuto infatti più auspicabile concentrarci sulla resistenza nella sua eterogeneità e complessità su scala continentale, piuttosto che relativamente a un singolo contesto nazionale, dato che la lotta al nazifascismo è stata un fenomeno plurale e è stato un fenomeno anche transnazionale che ha interessato, seppur con diversa intensità e in forme specifiche a seconda dei casi, gran parte dell'Europa occupata dalle truppe tedesche e in misura minore italiane. La prima lezione è relativa alla resistenza ebraica ed è tenuta dalla professoressa Tullia Catalan, che insegna storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Trieste. Le sue ricerche vertono specialmente sulla storia dell'antisemitismo
e dell'antislavismo, sulle associazioni filantropiche ebraiche europee e sulla comunità ebraica di Trieste. Tra le sue pubblicazioni segnalo la monografia La comunità ebraica di Trieste, 1781-1914, Politica, Società e Cultura, pubblicato dall'INT a Trieste nel 2000, e le curatele dei volumi Fratelli al Massacro, Linguaggi e Narrazioni della Prima Guerra Mondiale, pubblicato da Viella a Roma nel 2015, e Marco Dogo e i Balcani, curato insieme a Stefano Santoro e pubblicato dall'ISREC nel 2024. Prego, professore. Buonasera a tutti e a tutte, grazie all'Istituto, al Dipartimento Amico del DISPES per questo gradito invito. Mi date una responsabilità non da poco, cioè quella di aprire questo ciclo, ma forse se parliamo di transnazionalismo e di rapporti anche transnazionali, il tema è proprio quello azzeccato, perché vedrete oggi in quello che tenterò di dirvi in questi tre quarti d'ora a mia disposizione, che vogliono essere soprattutto degli spunti di carattere generale su quelle che sono state le varie resistenze ebraiche in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. E l'obiettivo è proprio quello di rompere un po' quella che è un'idea abbastanza diffusa di un monolite ebraico dove tutti la pensano allo stesso modo, dove tutti si muovono in ugual maniera, ma vedremo invece come i contesti nazionali, le appartenenze religiose, le appartenenze a movimenti politici, tra i quali anche il movimento politico nazionalista del ebraico del sionismo, che vedrà tra di essi molti resistenti, soprattutto nell'area dell'Est Europa, e ci aiutano un po' a comprendere invece come l'ebraismo europeo arriva, quello dell'Est e quello dell'Ovest, arriva alquanto, diciamo, su posizioni diversificate nel momento in cui si troverà travolto dalla Seconda Guerra Mondiale, dopo circa più di un decennio di persecuzioni durissime dovute ai nazisti e ai fascisti di tutta Europa, e come reagirà. Va detto che rispetto ai grandi numeri della presenza ebraica in Europa, prima della Shoah, prima dello sterminio, la partecipazione alla resistenza rappresentò una parte infinitesimale, se poi vediamo i grandissimi numeri, ma fu una parte molto importante di uomini e donne di tutte le età, come vedremo, che riuscirono sostanzialmente a opporsi a quello che stava succedendo anche contro di loro personalmente proprio. Allora, cosa significa il lema resistenza? No? Possiamo declinarlo in molti modi, qua potremmo stare 100 giorni, penso, di seminario, ma soprattutto in quale ambito anche semantico noi lo vogliamo usare. Cioè, parliamo di resistenza armata? Parliamo di resistenza di appoggio, quindi non con le armi, ma diciamo di supporto a chi combatte? Parliamo della cosiddetta zona, quella un po' della resistenza civile, ecco, sempre molto indefinita, difficile da tratteggiare, soprattutto tenete conto su una popolazione che proprio in questi anni viveva in clandestinità. E quindi da questo punto di vista cercherò di focalizzarmi maggiormente su chi scelse in questo caso una resistenza armata, poi potremmo aprire moltissimi capitoli e questi riguardano soprattutto il nostro paese, sul quale non mi soffermerò molto, non ho voluto, cioè ho un'ultima parte dedicata alla resistenza degli ebrei in Italia, ma che non può essere definita una resistenza ebraica. E qui già abbiamo una bella specificità italiana che la differenzia molto dalle altre che andremo ad analizzare.
Quindi il lemma è un lemma importante e bisogna quindi sempre capire cosa noi intendiamo quando parliamo di resistenza ebraica. Anche perché, come vedremo, in tutta Europa gli ebrei li ritroviamo in tutti i partiti che combattevano contro i nazisti e dei fascisti, e l'esempio italiano qui calza benissimo perché li ritroviamo praticamente in tutto l'alveo dei partiti democratici, tranne che nella DC. Ma per il resto il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito d'Azione e così via sono presenti in misura sostanziale, oserei dire, soprattutto in quelli che poi verranno chiamati giustizia e libertà. Allora, c'è poi un altro elemento: se dobbiamo ragionare in uno schema transnazionale, quindi avere un frame generale, un quadro generale, è chiaro che a seconda delle appartenenze nazionali, l'ottica, la visione, il rapporto anche con quelli che sono stati i movimenti resistenziali differiscono. E teniamo presente che qui entra in gioco tutta la legislazione e tutti i cascami, l'eredità, per decidere se andare a combattere o meno, entrano in gioco naturalmente le varie legislazioni antisemite europee, che non posso in questo momento ovviamente ripercorrere, ma anche i livelli di emancipazione, cioè di conquista di lungo periodo, ottenuti dagli ebrei europei proprio dalla fine, nel corso dell'Ottocento in poi. Quindi noi avremo degli atteggiamenti diversi se parliamo di ebrei polacchi, ad esempio, o se parliamo, ad esempio, di ebrei francesi. Vi faccio proprio due esempi che stanno abbastanza agli opposti. Questo caratterizzò moltissimo le modalità di partecipazione, anche se ci furono degli elementi comuni, diciamo dei comportamenti simili, comparabili, che derivano da quello che è il trauma della persecuzione, no? Adesso vedremo quali furono. Le modalità di partecipazione fra Europa dell'Est ed Europa dell'Ovest furono però molto diverse, molto differenti, anche per la diversa situazione geopolitica in cui, per esempio, l'Europa dell'Est si trovò durante la Seconda Guerra Mondiale. Cioè anche l'Europa è occupata, l'Europa occidentale, ma se parliamo dell'area, per esempio, della Polonia, di tutta l'area che diventa il Governatorato Generale, beh, lì parliamo proprio del grande buco nero della Seconda Guerra Mondiale per quanto riguarda gli eccidi, le azioni da parte degli Einsatzkommando, ma anche il trattamento che viene riservato. Abbiamo i grandi campi di sterminio, stanno proprio in quell'area, e sappiamo che dal 1939 furono creati i cosiddetti ghetti di Hitler proprio in quell'area. Mentre in Europa occidentale noi abbiamo un ebraismo perseguitato, abbiamo un ebraismo in clandestinità per la maggior parte, aiutato o meno da certi governi, molto pochi va detto, però non è comparabile nella sua condizione di vita rispetto a cosa accade nell'Europa dell'Est. Questo dobbiamo averlo, a mio avviso, molto ben chiaro quando analizziamo anche il tema della partecipazione alla resistenza. Quindi la prima domanda naturalmente che dobbiamo porci è: chi erano questi resistenti ebrei in Europa durante la guerra? Qui vedete una mappa, a mio avviso, interessante, perché purtroppo ci riporta anche in aree attualmente aree a zone di guerra, perché sono ininterrottamente purtroppo zone di guerra. Questa è l'area del governatorato e non solo. Vedete il General Gouvernement, il protettorato di cioè siamo nella zona maggiormente popolata dagli ebrei in Europa. La Polonia nel 1939 conta 3 milioni di ebrei, calcolate le poche centinaia che migliaia che ne restano oggi, e tutta quest'area, vedete, l'area che a noi interesserà soprattutto è quest'area qui. Noi ci occuperemo di tutta quest'area perché è un'area importante, un'area
di, e anche questa, sono aree caratterizzate da un'ampia presenza anche di foreste, e le foreste caratterizzeranno proprio questa resistenza. E se parliamo dell'Europa dell'Est, la storiografia ha individuato sostanzialmente tre tipologie di resistenza. La resistenza, quella che tutti noi ricordiamo, è una resistenza veramente eroica, è la resistenza armata nel ghetto di Varsavia, che vede un mese di combattimenti strenui da parte degli ebrei rinchiusi nel ghetto di Varsavia, che stavano, tra virgolette, liquidando. E siamo nella primavera del 1943, e poi abbiamo la ribellione dei Sonderkommando nell'ottobre, 7 ottobre del 1944 ad Auschwitz, momento chiave, siamo nel grande campo di sterminio, e lì i Sonderkommando, che si sono organizzati per mesi, decidono di tentare la grande rivolta. Poi abbiamo altre rivolte nei ghetti, sono circa un centinaio le rivolte, nei ghetti, nei campi. Ma poi c'è il grande, fino a pochi anni fa in Europa occidentale, cioè si comincia a saperne qualcosa tra gli anni 60, 70 e 80, si comincia a entrare di più per far ricerca, anche negli archivi, le resistenze all'interno delle foreste. E poi vedremo, mi soffermerò di più, sempre naturalmente parlo di quest'area. Sono quindi dei momenti che vedono fasi diverse, anche perché l'ebraismo dell'Europa dell'Est al suo interno è molto diversificato. Noi abbiamo gli ebrei ortodossi, che sono quelli che vengono tradizionalmente rappresentati, cioè noi abbiamo uno stereotipo ancora oggi di quelli che sono gli ebrei dell'Europa dell'Est. Faccio un esempio: Monio Vadia, la musica klezmer, il Witz, tutte quelle cose lì, ma non è solo questo l'ebraismo dell'Europa dell'Est, sarebbe un errore madornale, è la terra dei grandi maschilim, cioè che significa illuministi, significa illuminismo ebraico, cioè quindi persone che avevano via via abbandonato tutta molto della propria religione, dell'ortodossia, ed erano invece, volevano a tutti i costi essere integrati, diventare cittadini come gli altri. Le grandi città di tutte queste aree, Varsavia, Cracovia, parlo della Polonia, ma se poi ci spostiamo anche Leopoli, insomma, vedono ebrei che non si riconoscono in quanto tali, che non sono vestiti come sempre vengono rappresentati. Quindi è un mondo molto vario, un mondo di intellettuali e un mondo di bundisti, ebrei del Bund. E il Bund all'epoca era una organizzazione ebraica di matrice socialista, nasce tra gli anni 20 e gli anni 30, si svilupperà, molto molto diffusa nella Polonia, molto diffusa in Polonia, e di cui in parte abbracceranno anche poi l'ideale sionista. Tenete conto che l'insurrezione del ghetto di Varsavia, chi li organizza sono questi appartenenti del Bund che appartengono al movimento sionista. Poi abbiamo la grande maggioranza che non riesce a muovere un dito, no? Cioè quelli che spesso ci chiediamo come hanno potuto non reagire. Non spetta a me dire perché non hanno reagito o quant'altro, devo dirvi tutta un'altra serie di cose, ma tenete conto che non c'erano soltanto loro. Questa è un'immagine, ne abbiamo tante, perché un SS e anche un altro militare della Wehrmacht hanno lasciato due album sull'insurrezione della rivolta del ghetto di Varsavia, e abbiamo documentata tutta la foto della resa. Questa è la resa finale del ghetto, queste persone o verranno fucilate tra poco, in pochi minuti, o verranno portate e deportate tutte ad Auschwitz. Quindi abbiamo la fine però, su cui ci sono dei superstiti,
ci sono dei diari, uno è molto importante, e c'è tutto il racconto di come si è svolta questa resistenza, che in uno dei peggiori ghetti di Hitler le persone hanno visto nel prendere in mano le armi, di organizzarsi, di poter combattere contro i tedeschi, quindi qua si parla di resistenza armata, da parte di uomini, donne, ragazzini, cioè poi naturalmente si erano organizzati al loro interno, ma l'idea di resistere e di lasciare memoria di quello che hanno fatto. Quindi hanno, mentre da un lato organizzavano la resistenza, e qui arriva un altro tipo di resistenza, la potremmo definire anche la resistenza della memoria, sostanzialmente cosa fecero? Imbottigliarono e misero sotto, nascosero i racconti sia della vita del ghetto sia anche della vita dell'insurrezione, cioè come si è svolta l'insurrezione. Un altro grande momento è costituito, non riesco a mostrarvelo perché se no non ce la faccio, ma è molto importante, è stata il gruppo di, sono tanti, sono oltre 1000, dei fratelli Bierski in Polonia, e di cui questo bellissimo film con Daniel Craig, che da James Bond passa a diventare Tuvia Bierski, e qui se vi andate a guardare adesso non abbiamo il tempo, ed è fatto bene anche di Edward Zwick, e racconta cosa ha significato, come nasce in questo gruppo di giovani, sono tre fratelli che praticamente perdono tutta la famiglia perché viene deportata, e decidono quindi di insorgere e di radunare il maggior numero di ebrei possibile, ma uomini, donne, bambini, vecchi, questo è interessante, quindi non prendono soltanto i più giovani, e li portano nelle foreste, e avranno un aiuto dalla resistenza polacca, dall'Armia Krajowa e anche in parte anche dall'Armata Rossa, non sempre molto problematico. Per quale motivo? Questa è proprio resistenza ebraica, cioè loro si formano in quanto ebrei, cioè il film è bello, è fatto sulla base del libro, e naturalmente ha i momenti sensazionali, ma è fatto bene, a mio avviso, e nei racconti, perché Tuvia sopravvisse, no? E quindi è morto anche molto anziano, quindi abbiamo tutte le sue memorie, ci sono molte interviste, soprattutto sul sito The Ghetto Fighters, che è un bellissimo sito, e dove trovate tantissimo materiale e tante interviste. E lui racconta che l'Armia Krajowa, che era l'esercito nazionale, in questo caso la resistenza polacca, quando andavano a chiedere armi, no, per poter combattere, dicevano sempre che salvavano donne e bambini, ma evitavano la maggior parte delle volte di dire che erano ebrei, perché lì viene di nuovo sottolineata la questione della presenza, anche diciamo in chi combatteva i nazisti, di un antisemitismo. La stessa cosa la sappiamo, è stata ben documentata anche all'interno dell'Armata Rossa. Quindi entreranno molti di questi poi nell'Armata Rossa, ma non si dichiareranno mai come ebrei, perché avevano paura di farlo. Analoga paura, e poi ci ritorno brevemente, in alcuni casi l'avevano anche gli ebrei italiani, perché abbiamo parecchie testimonianze nelle quali si dice che il fatto di essere ebrei non viene fatto presente, quindi abbiamo una partecipazione individuale. Allora, quando parliamo di resistenza ebraica, noi dobbiamo ben capire di cosa stiamo parlando. Da un lato, quindi, abbiamo una resistenza fatta da ebrei con esclusivamente persone di religione o di discendenza ebraica, ed è il caso dei fratelli Bierski, che vivono all'interno praticamente che riusciranno a combattere all'interno di queste foreste della Polonia, aiutati
dall'Armata Rossa ed aiutati dalla resistenza polacca di volta in volta, ma facevano delle razzie, facevano in modo di liberare, cioè fanno proprio delle vere e proprie anche incursioni armate, cioè è una storia veramente eroica da questo punto di vista, pensando anche il contesto dell'epoca. Pensiamo a cosa erano i ghetti ebraici, pensiamo a cosa era, diciamo, anche il fatto che non è che ci si fidasse della prima persona che incontravi per strada, ma loro riescono a creare una piccola comunità all'interno della foresta, militarizzando però tutti. Tutti dovevano fare qualcosa, ognuno contribuiva, diciamo, con ciò che poteva. E questa è naturalmente l'insurrezione di Varsavia, del ghetto, e quello che accade in Polonia con i fratelli Białkowski nelle foreste è naturalmente uno dei momenti considerati più alti dal punto di vista, diciamo, di una resistenza che può essere definita una resistenza ebraica. Poi abbiamo invece altro tipo di, diciamo, di resistenze, cioè di partecipazione di individui ebrei alla resistenza. E in questo caso, ecco, qua avete una bella foto del gruppo Białkowski, sono tutte immagini, c'è anche un bel servizio su tutti questi fatti nella Holocaust Encyclopedia del Holocaust Museum di Washington, che permette tutta una serie di approfondimenti, nonché anche sul sito The Ghetto Fighters, che è molto interessante anche come documentazione. Hanno digitalizzato durante il Covid un sacco di cose, quindi per chi vuole, vedete, sono molto giovani, c'è anche una presenza delle donne, anche questo è importante. Non sono tutti, anzi sono pochi sionisti tra questi, anche questo è un elemento interessante, che li ridefinisce in un altro modo rispetto a quella che era invece la presenza all'interno dell'insurrezione del ghetto di Varsavia. E va detto anche, e lo sottolineo, perché poi anche su questo c'è una narrazione che va a mille, con le persone che di solito parlano di sionismo, soprattutto in tempi purtroppo recenti, senza saperne bene la storia, in effetti era molto più diffuso negli anni 20 e negli anni 30 nell'Europa dell'Est di quanto lo fosse nell'Europa dell'Ovest, perché nell'Europa dell'Ovest ben pochi ebrei, siccome erano bene integrati, nessuno aveva nessuna intenzione di andare in Palestina, di fondare un nuovo Stato, anzi, erano i sionisti dell'Europa dell'Ovest, erano una netta minoranza. E man mano che andiamo nei paesi di lunga emancipazione, erano proprio molto pochi. Allora, questo è un momento importante, ma se poi noi andiamo a vedere altre aree dell'Europa dell'Est, abbiamo anche la Cecoslovacchia, dove anche qui gli ebrei parteciparono alla resistenza, ma parteciparono su base individuale, anche perché la Cecoslovacchia aveva un significativo diciamo, livello di integrazione degli ebrei, quindi partecipano come comunisti per la maggior parte, e questo è un dato secondo me anche importante. Troviamo in Jugoslavia, nella Jugoslavia di Tito, e ci sono parecchi ebrei della zona della Bosnia, per esempio, serbi, ebrei che provengono da, quindi, tutta l'area di Sarajevo, l'area della Bosnia, la Serbia, ma anche dalla Croazia, hanno combattuto nell'armata di Tito, ma naturalmente non in quanto ebrei, ma in quanto partigiani che guardavano a quello che era, insomma, l'ideologia comunista socialista dell'epoca. Ecco, e ci sono tutta una serie bellissima, secondo me, di immagini di Tito con questi partigiani. Purtroppo su questi temi molto interessanti non abbiamo avuto ancora delle traduzioni o in inglese o in francese o in lingue accessibili a tutti noi. Abbiamo i bei lavori di Milan Ristovic, che però sono tutti in lingua serba. Ecco, quindi di difficile. Abbiamo qualche saggio in lingua inglese, ma quindi
ce li abbiamo anche all'interno dell'armata jugoslava. E poi un esempio invece di quello che noi possiamo definire una partecipazione connotata dall'appartenenza ebraica, la ritroviamo tra i maquis francesi. Quindi nel paese che era stato considerato il primo paese dove sostanzialmente viene concessa l'emancipazione a fine Settecento agli ebrei, cioè hanno tutti i diritti di cittadinanza, ma dove stanno subendo, come tutti sapete, anche quella che è stata la divisione della Francia, no? L'occupazione poi della Francia, Francia libera, la Francia di Vichy, lì comunque le leggi razziali sono state uno shock e comunque qui si crea, c'è una parte degli ebrei francesi che combatteranno con i comunisti, con il fronte nazionale e così via a livello individuale. C'è poi tutta una parte, soprattutto in alcune aree, che sarà costituita proprio come Jewish Army. E questo è un elemento molto interessante ed è quasi un unicum per quello che riguarda il panorama di quello che era il movimento della resistenza in Francia, ma parlo in questo caso dell'Europa. E creeranno questo gruppo, alcuni di questi erano anche sionisti, quindi questo potrebbe essere il link che li porta a combattere tutti assieme, però molti di questi erano anche di simpatie fortemente comuniste. Non sono pochi, sono abbastanza, adesso non ho qui il dato ma ve lo trovo dopo, e quindi quando parliamo anche dell'apporto alla resistenza degli ebrei francesi, in questo caso sì che si può parlare di resistenza ebraica. E altra questione, assolutamente va detto un'ultima cosa importante, che gli alleati, cioè parlo in questo caso di inglesi e americani, non dimostrarono durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale una particolare sensibilità nei confronti di ciò che stava accadendo agli ebrei. Su questo c'è un bellissimo libro di Hamerov proprio che analizza bene questo aspetto, e non accolsero mai da parte di questi gruppi che si connotavano proprio come ebrei alcuna richiesta di armi e di munizioni. E questo la dice lunga, a mio avviso, anche sul fatto di quanto poco in realtà fosse stato metabolizzato di quello che stava realmente succedendo alla popolazione ebraica d'Europa. Noi sappiamo, no? Adesso non torno sul rapporto Gerstein, però senza dubbio dei segnali, delle informazioni c'erano state, erano state diffuse, ma non vennero naturalmente, come ben sapete, purtroppo, non vennero ascoltate. Quindi venne meno un appoggio importantissimo, nonostante ci fossero stati anche dei casi di arruolamento volontario di giovani ebrei, in questo caso uomini, che se ne andarono dalla Palestina per arruolarsi in alcuni eserciti, soprattutto in quello inglese, negli eserciti. Tra questi ne abbiamo anche degli italiani molto importanti, molto famosi e anche grandi figure tipo Enzo Sereni, su cui non riuscirò purtroppo a soffermarmi perché Enzo Sereni meriterebbe una giornata, ma ci furono questi episodi che però tuttavia non riuscirono a stimolare questo rapporto, diciamo, di simpatia. Del resto anche la Palestina del mandato britannico aveva chiuso le porte. Ecco, questo è anche un piccolo dato che dobbiamo ricordarcelo, e dobbiamo anche ricordarci tutta una serie di emigrazioni fallite, tipo la St. Louis, di navi che arrivano e che vengono rispedite indietro. Quindi si devono in un certo senso organizzare una resistenza da soli.
Ecco, naturalmente la resistenza nei campi di sterminio apre un Treblinka, Sobibor, Bełżec, no? In 18 campi di lavoro anche, ad esempio. Quindi abbiamo tutta una serie di movimenti e qui invece la situazione è diversa e per quanto riguarda l'Italia, e qua arrivo almeno per chiudere un po' sul discorso, sto guardando il tempo che ho a disposizione, la differenza tra Italia e la Francia è il fatto che in Italia noi non abbiamo, nonostante, va detto, una parte, gli ebrei in Italia, questo è un dato, non erano milioni, perché ogni tanto sento, mi dite quasi, quando, durante le elezioni faccio sempre questo indovinello, quanti erano gli ebrei in Italia? Qualcuno mi dice 1 milione, 2 milioni, no? Modello Polonia quasi. In realtà erano 40.000 all'epoca, poi in realtà il censimento ne censisce, il tremendo censimento fascista del 38 ne censisce circa un 54.000, ma dovete calcolare che tra questi c'erano tutti quelli che si erano convertiti, c'erano i misti, cioè, ma di persone iscritte alle comunità ebraiche siamo sui 40-45.000. Allora, e circa un migliaio documentati, ma ce ne saranno altri sicuramente, partecipò alla resistenza, quindi non sono pochissimi. E con una comunità ebraica italiana che possiamo dire spaccata in due, perché la comunità ebraica italiana aderì nelle sue fasi iniziali, quando non era ancora, diciamo, non era ancora stato mostrato il volto antisemita del fascismo, aveva aderito anche con entusiasmo al fascismo, soprattutto in alcune città, tra cui la nostra, per intenderci. Naturalmente fu una doccia fredda, le leggi razziali, e qui abbiamo, e questo è importante, le motivazioni della partecipazione alla resistenza. Queste sono state analizzate da alcuni studiosi italiani che si sono occupati della resistenza. Tra questi abbiamo Alessandra Chiappano, che ha fatto un bel lavoro sulla resistenza in Piemonte. Abbiamo i lavori di Michele Sarfatti. Abbiamo i lavori di chi ha lavorato su singoli personaggi, tipo sono state ricostruite alcune figure di Curiel, per esempio, Riccardo Curiel, Rita Rosanni, da Livio Sirovic qui a Trieste, Curiel era anche triestino, eh? E noi abbiamo 2 medaglie d'oro da questo, no, di più mi pare, sono in questo momento il buio, ma ci arrivo dopo. E comunque sono, diciamo, in tutti questi studi emerge una partecipazione fortemente individuale, no? Nel bel libro che Uri Schwarz ha dedicato alla figura di Emanuele Artom, che secondo me è una delle figure del Partito d'Azione, no? Anche commissario politico per giustizia e libertà, che ci lascia un diario che per fortuna arriva fino a noi, e ci lascia il diario proprio della resistenza, uno dei pochi che sono giunti fino a noi. Morirà brutalmente seviziato, torturato dai nazisti, Artom, non vedrà la fine della guerra, ma ci lascia un diario di riflessioni intime e personali nelle quali tutto quello che vi sto dicendo emerge con forza: la difficoltà del dialogo talvolta col versante anche comunista, la difficoltà di dire che si appartiene all'ebraismo anche se non si è religiosi, perché Artom era tutto meno che religioso, insomma, un'appartenenza di carattere culturale da questo punto di vista. E quindi abbiamo tutte queste storie molto interessanti, adesso ci arriverò tra un attimo, perché vi volevo, questo sì, far vedere una cosa interessante. E le motivazioni, quindi, alcuni restano scioccati di ciò che è la persecuzione, e allora entrano anche se non erano mai stati antifascisti prima. Noi abbiamo un nucleo di ebrei antifascisti, anche qui in città, ma accanto a questi poi ce ne sono altri che diventano antifascisti dopo le leggi razziali e che diventano antifascisti anche dopo l'occupazione nazista.
Quindi ci sono varie fasi, non abbiamo un momento unico uguale per tutti. Chi è sempre stato antifascista lo sarà avanti, pensiamo appunto una figura come quella di Artom, ma anche quella di Curiel, per esempio, no? Di Riccardo Curiel, ma altri invece lo diventano in un secondo momento. Molto interessanti da leggere anche le memorie, nonché le lettere, in questo caso da San Vittore, di Vittorio Foa, altra grandissima figura che faceva fatica anche dopo a trovare una sua collocazione, no? Ingabbiata quasi all'interno di quelle che erano le logiche di partito o d'altro. Quindi la resistenza italiana c'è. E li ritroviamo, come già vi anticipavo prima, in tutto l'arco dei partiti antifascisti, la maggior parte però, e su questo dovremo riflettere anche se pensiamo ai fratelli Rosselli, no? Trucidati nel 1937, quindi la militanza dei fratelli Rosselli nasce, che sono anche sionisti, nasce nel 1924 con il congresso di Livorno, non quello del Partito Comunista, ma il congresso di Livorno della cultura ebraica giovanile, quando Nello e Carlo dicono basta, qui noi dobbiamo occuparci d'altro, qui bisogna avviare un'operazione antifascista perché qui ci stanno distruggendo il paese. E lì nascerà questa storia di vita straordinaria, straordinaria. Vi invito a leggere il libro di Marco Bresciani, no? Su tutto questo capitolo. Di solito non lo diciamo quasi mai, no? Non parliamo di Colorni, tra gli estensori anche del famoso manifesto di Ventotene, come un resistente, ma Colorni era un resistente. Insomma, ci sono, e anche lui morì trucidato praticamente dai nazisti. Abbiamo quindi figure di grande spessore che non siamo abituati a collegare, ma anche perché queste figure cosa avevano di ebraico? Questa è una bella domanda da porci. E c'è una cosa che li tiene insieme, no? Per chi conosce bene qual è il pensiero ebraico in generale, non parlo di pensiero religioso in questo caso, c'è una sorta di idea della giustizia universale, di universalismo che caratterizza questo periodo dell'ebraismo, un'idea di universalismo, un'idea di messianismo laico che lo ritroviamo dal periodo della Rivoluzione francese in poi, in tutti i movimenti rivoluzionari nei quali partecipano gli ebrei. L'idea che ci sia una giustizia, l'idea della pace, questo caratterizza queste persone, no? E le ritroveremo poi nei discorsi di Terracini, nei discorsi di Emilio Sereni, che sarà tra i capi del CLN anche dopo, no? Del CLN Alta Italia. Quindi sono figure che sono tra i padri fondatori, non dimentichiamolo, anche della nostra Repubblica, che però hanno trovato nella resistenza, no? un loro habitus in questo periodo ben preciso, ma che non la collegano mai al loro essere ebrei. Insomma, questo è un elemento importante. Ci sono poi dei momenti privati che noi possiamo vedere soltanto attraverso delle lettere, degli scambi, ma molto privati, per quegli archivi che abbiamo a disposizione, dove invece riusciamo a trovare invece questo tipo. Sto pensando ai bellissimi carteggi di Sereni con la moglie Xenia, e sto pensando anche al tutto il percorso di Terracini, che soprattutto in un periodo più tardo invece si esprimerà, quando inizieranno i duri attacchi contro Israele. Quindi guardate, potremmo lavorarci e discuterne a lungo. Quello che mi premeva proprio sottolineare è che sono scelte individuali e non sono, quindi non abbiamo una resistenza ebraica. Io mi avvio subito alla conclusione, perché sennò dopo non c'è tempo per le domande. Volevo riservare una piccola parte, sempre parlando dell'Italia,
a quella che è stata la presenza di ebrei resistenti stranieri nel nostro paese, che hanno svolto un lavoro assolutamente straordinario per quanto riguarda l'emigrazione ebraica. E se non ci fossero stati, tenevano sostanzialmente le fila tra le varie comunità, quella che era diciamo il joint, lo chiamiamo noi che lo conosciamo, che praticamente è questa grande agency americana che ha permesso e ha finanziato l'associazione italiana che si occupava dell'emigrazione ebraica, la Delasem, e che tenteranno fino al 43, quindi ancora in piena guerra, di far partire più ebrei possibile. Ecco, sono per la maggior parte dimenticate queste persone, perché sono scomparse nel nulla, se ne sono ritornate poi ai loro paesi d'origine, chi è sopravvissuto, c'è chi invece viene anche deportato, ma anche questa secondo me deve essere considerata una sorta di resistenza, diciamo in un altro modo. Abbiamo 7 decorati con le medaglie d'oro alla resistenza in Italia, di cui non pochi sono di Trieste. Eugenio Calò, Eugenio Colorni, Eugenio Curiel, nostro di Trieste, Sergio Forti, Mario Iacchia, Rita Rosani e Ildebrando Vivanti. Non sono poche, calcolate che erano circa un migliaio. Vorrei chiudere, ci sarebbero tante cose da dire, spero di avervi dato una panoramica generale, ma vi vorrei far vedere un progetto che sta portando avanti il centro di documentazione, aspettate perché control, ah ok, il centro sta andando? Allora aspetta che esco, grazie, perché su questo sono sempre, accedi, niente, un classico, aspettate un attimo, forse riusciamo a fare in un altro modo, strano perché, eccoli qua. Google. Ecco qua. Allora, c'è un grande progetto in corso con il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, condotto da Liliana Picciotto, che è nota perché ha fatto il libro della memoria, cioè noi oggi sappiamo chi è partito e deportato grazie a Liliana Picciotto e al suo staff, perché non è che fa tutto da sola naturalmente. C'è questo grande progetto su cui si sta molto discutendo, io faccio parte del gruppo scientifico, perché hanno incluso tutti, hanno incluso non soltanto quelli armati, hanno incluso anche chi ha aiutato e così via, e naturalmente il problema, c'è un grande dibattito in Italia, è si includono quegli ebrei 100%, qui si apre una grandissima discussione che toccherebbe, per affrontarla bisognerebbe che entrare proprio e spiegarla bene. È fatta molto bene, qui avete tutti gli archivi, ma vi volevo far vedere cosa hanno fatto. Hanno fatto anche poi una mostra digitale e vedete, vi faccio vedere. Ecco, guardate, vi avevo parlato prima di Enzo Sereni, io clicco e così è fatto per ognuno, c'è un podcast dedicato, molto utile per le scuole, questo, cioè se uno vuole affrontare questo tema, diciamo anche gli insegnanti hanno un... c'è il testo completo in PDF, abbiamo il database e abbiamo anche soprattutto tutta una serie di immagini, di testi che possiamo usare poi per fare lezione o per approfondire poi tutte, vedete, documenti, cioè le fonti sono varie, non è per tutti, ma diciamo iniziano a intanto quelli che avete visto sono tra le figure principali. Il database è ancora in continua formazione, vedete, voi potete mettere dentro un nome. Però per entrare, visti i tempi, bisogna registrarsi e poi ti danno l'accesso. Quindi l'interesse c'è ed è un tema, guardate, adesso
non riesco a dirvelo, che è stato lasciato sotto il tappeto dalla maggior parte delle comunità ebraiche, ma anche da chi faceva ricerca sugli ebrei per tantissimi decenni, di resistenza ebraica, cioè di decidere un progetto così importante, diciamo se ne parla, si è cominciato a parlare dopo il 2010-2015, insomma, diciamo sono stati avviati finalmente anche in Italia questo tipo di, questo nuovo progetto, che è un progetto molto importante e molto complesso, perché l'ebraismo italiano è un ebraismo estremamente complesso, quindi qui troverete dei sionisti, troverete dei comunisti duri e puri, che non hanno mai voluto interfacciarsi con i sionisti, quindi un mondo variegato. L'errore sarebbe di vederlo tutto come un monolite. Grazie. Grazie professoressa Catalan per l'interessante lezione, ricca di spunti di riflessione su cui sicuramente torneremo nella tavola rotonda finale. Ora mi rivolgo al pubblico per chiedere se ci sono domande per chiarire o approfondire alcuni dei temi trattati nella lezione. No. Io non vedo di là. Naturalmente. Sì, scusate. E penso che bisogna considerare anche il collegamento con la guerra di Spagna, in cui la presenza ebraica, come sappiamo, è stata molto molto grande. Si dice addirittura il 20% delle brigate internazionali fossero ebrei. Tra l'altro, una cosa che qui credo si sappia molto poco, c'è stata una partecipazione piuttosto consistente di ebrei provenienti da kibbutz della Palestina, che pure erano in difficoltà naturalmente nel periodo, il periodo della rivolta araba, eccetera. E ci furono 300 che dai kibbutz vennero a combattere in Spagna, 150 morirono, insomma ci sono molte storie che si possono raccontare su quello. La ringrazio. Vorrei partire magari dalla prima domanda, più che altro, perché è una domanda che mi sono comunque sempre posto, che come mai, per quanto riguarda quello che è il sionismo, c'è un interesse, cioè molti degli ebrei dell'est erano interessati al progetto sionista, mentre quelli dell'ovest no. Ed è anche interessante perché poi, mi corregga se sbaglio, ma comunque per esempio una delle lingue che si parla più in Israele, appunto, se non erro non vorrei dire cavolate, è praticamente il russo, praticamente, per via delle diverse minoranze che ci sono state. Prima. Allora rispondo alla prima.
E perché l'ebraismo dell'Europa dell'Est? Questo affonda le sue radici proprio nella creazione del movimento sionista alla fine dell'Ottocento, quando sull'ondata di quelli che sono i movimenti nazionali europei si viene a creare questa esigenza dove? Soprattutto nei territori che vivono un profondo antisemitismo. Cioè l'idea del sionismo nasce, non a caso tra i proto-sionisti, nasce attorno agli anni 80, anche un po' prima, dovrei tornare ancora agli anni 60 dell'Ottocento, ma parliamo degli anni 80 a Odessa. E siamo nel 1881-82, perché è una data importante? Perché la Russia zarista in questo periodo, gli ebrei non hanno l'emancipazione in quest'area, cioè non sono considerati cittadini come tutti gli altri, arriverà con la rivoluzione di ottobre l'emancipazione. E in questo periodo c'è l'assassinio dello zar e inizia quella lunghissima ondata di pogrom, che pogrom sono delle rivolte sanguinose fatte proprio dalla popolazione, una specie di notte dei cristalli ante litteram, ma è da lì che viene poi ispirata la notte dei cristalli, che però viene guidata in tutt'altra maniera, e in tutta l'area russa, ne abbiamo a centinaia. Allora cosa succede? Se con lo zar si pensavano di riuscire a era uno zar quello che fu assassinato, adesso io mi sbaglio ogni volta e so che mi state registrando, non ricordo mai se era Alessandro II, era Alessandro II perché lo confondo con Nicola, e lui aveva avviato una serie di piccole riforme e quindi c'era stato un minima speranza da parte dell'ebraismo dell'Europa, soprattutto dell'area sotto l'impero zarista. E vengono accusati, da quel momento qualsiasi speranza di riforma viene meno, però da lì inizia da un lato la grande emigrazione degli ebrei russi verso gli Stati Uniti e inizia anche con Leo Pinsker e si inizia a pensare che l'emancipazione in realtà non arriverà mai e che quindi ci sarà la necessità di un territorio. Guardate che Leo Pinsker, quando scrive Autoemancipazione ebraica, non scrive una riga riguardo alla Palestina. L'idea, e neanche Hertz nel primo congresso di Basilea parlerà mai di Palestina, la Palestina venne decisa alla morte di Herzl nel convegno del 1905, quando dopo una accesa battaglia tra palestinocentrici e territorialisti, cioè della serie dateci qualsiasi territorio, erano andati anche a vedere l'Uganda, basta che usciamo da questa spirale di antisemitismo, e qui non ho il tempo purtroppo, ma se noi vediamo i pogrom, vediamo cosa succede anche dopo la prima guerra mondiale in tutta l'area dell'Ucraina, di quella che noi oggi chiamiamo Ucraina, gli ebrei vengono continuamente massacrati, cioè non c'è pace. Quindi per l'Europa dell'Est l'idea del sionismo, indifferentemente dove inizialmente, diventa una via d'uscita per vivere, non vivere in pace, per sopravvivere. L'Europa dell'Ovest non ha problemi. Gli ebrei che abitano l'Europa occidentale sono cittadini come tutti gli altri prima degli anni 20 e 30. Sono cittadini che se ne stanno benissimo dove stanno. Anzi, si sentono parte fondante dello Stato. Pensiamo agli ebrei italiani, pensiamo agli ebrei tedeschi, pensiamo agli ebrei francesi, ad esempio, e così via. Si sentono protetti dal loro Stato, accettati dallo Stato, e dicono che vadano loro in Palestina. Questo è il movimento sionista delle origini. La situazione ovviamente cambierà molto anni 20, anni 30, con la persecuzione generale, quindi con la fine di quello che è stato il processo di emancipazione e con il pericolo, no? Poi adesso non entro, ma così nasce il sionismo, per il fatto che abbiamo un'ondata terribile di antisemitismo e la maggior parte della popolazione sta nell'Europa dell'Est.
E una nota breve, ma neanche nel secondo dopoguerra ci fu stata comunque una sorta di, mi permetta anche di, idiosincrasia nei confronti degli ebrei, cioè nel senso che l'antisemitismo, diciamo che non è una cosa, dal mio punto di vista è chiaramente, non è una cosa che magari finisce con la fine della seconda guerra mondiale, no. Credo che comunque rimane. Quindi, rimane e lotta insieme a noi, no? Anche oggi, diciamo. No, chiaramente sì. Però detto questo, no, perché noi abbiamo immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, anche per quei pochi temerari che hanno deciso, per esempio, che abitavano nell'Europa dell'Est, che sono sopravvissuti alla Shoah, che decidono di tornarsene a casa, pensiamo al caso della Polonia, noi abbiamo nel 1946 il caso di Kielce. Kielce è una piccolissima cittadina polacca dove questi qua che sono appena usciti da Auschwitz vengono accusati di omicidio rituale, cioè una vecchia accusa ancora, e praticamente vengono massacrate tantissime persone, e quello darà via la prima ondata, cioè a una ulteriore ondata dalla Polonia, quei pochi che erano tornati se ne vanno, e siamo nel 68 quando di nuovo ci sarà un'ondata fortissima di antisemitismo in Polonia, è il 1968, e da lì partiranno. A questo punto dove vanno? Vi ricordo che negli anni 50 lo Stato di Israele istituisce la legge del ritorno, per cui molto dibattuta oggi è la legge del ritorno, e per cui chiunque avesse un nonno, mi pare, come di ascendenza ebraica, poteva emigrare in Israele e lì avere la cittadinanza. Ora sapete, la legge del ritorno l'ha messa la Germania e l'ha messa anche il Portogallo, che si stanno riempendo di ebrei che vengono via anche da Israele in questo periodo. Abbiamo una legge del ritorno all'incontrario. E perché parlano russo? E perché c'è stato, con la caduta del muro di Berlino, quando hanno potuto, dopo con tutto il periodo della perestroica, hanno potuto finalmente uscire dall'Unione Sovietica, non tutti volevano andare in Israele, anche molto pochi, ma tutti chiudevano loro le porte, e quindi l'unico Stato che ha preso praticamente tutti quelli che chiedevano di entrare è stato lo Stato di Israele. E questo è uno dei motivi per cui c'è questa, diciamo, questa, si parla molto in russo oggi, ma non era così diffuso prima. Anche se nell'emigrazione delle origini di Israele, cioè della Palestina, prima che diventi Stato di Israele, noi abbiamo, soprattutto dopo la rivoluzione russa del 1905, quella del 4 del 5, e di nuovo accusati gli ebrei, e gli ebrei in questo caso vanno in Palestina, e lì sarà tutto il gruppo anche del Bund, di quelli che... quindi tutto il socialismo, che sono quelli che creeranno, saranno i padri fondatori dello Stato socialista, no? Cioè con un forte senso di socialismo, però connotato in maniera più nazionale. È una storia complessa, però insomma, una storia interessante da questo punto di vista. La ringrazio. Bene, ci sono altre domande? No, no. Saranno stanchi. Grazie. Come si collega, se si collega col discorso di stasera, la questione della brigata ebraica? Era quello che non volevo parlare della brigata ebraica, no, perché è una questione un po' complessa, perché riguarda da un lato, allora, secondo me, ma questo diciamo anche leggendo le ultime cose uscite e sulla brigata ebraica, poi che differiscono un po' da quelle uscite in Italia, quelle che sono uscite fuori. Allora, la brigata ebraica è un momento di resistenza da parte di coloro i quali vivono in Israele e che vogliono sostanzialmente, cioè non in Israele, scusatemi, mi sbaglio, in Palestina, e che vogliono combattere per la libertà. Verrà creata questa brigata, che sarà molto importante nel momento della liberazione, ma secondo me è una storia a sé.
se la paragoniamo alla storia che abbiamo visto prima. Per quale motivo? Perché la brigata ebraica sarà importantissima per la ricostruzione delle comunità ebraiche. Perché provate a pensare che fiducia avevano gli ebrei nel momento in cui sono stati perseguitati, escono dalla clandestinità, oppure le città vengono liberate. Noi abbiamo, guardate su questo, tantissime testimonianze che dove entra la brigata ebraica, loro si sentono, gli ebrei si sentono sicuri. Quindi aiuterà moltissimo, quindi aiuterà nei momenti di liberazione, anche a Trieste ha avuto un ruolo importantissimo della ricostruzione della brigata ebraica. Scusa, ci dai qualche elemento fattuale, che forse non tutti sanno gli elementi di base, cos'è, dov'era, cosa faceva? La brigata ebraica praticamente accompagnò gli alleati nel percorso di liberazione, inquadrata nelle truppe britanniche, proprio perché c'era il mandato britannico in Israele, e avevano il Magen David, quindi erano riconoscibili, questo è un elemento molto importante, e quindi non agivano da soli, ecco, questo volevo dire importante, agivano inquadrati militarmente dagli alleati, ma agiranno invece da soli, e qui si staccano, no, dall'influenza degli alleati, nel momento in cui rimarranno poi in vari posti, alcuni elementi rimasero per il periodo anche dell'occupazione, nelle varie aree di occupazione d'Europa, avendo un'opera fondamentale di raccordo con gli areati nell'opera di ricostruzione delle comunità, ma anche, diciamo, fecero un lavoro anche di preparazione al sionismo, cioè ad abbracciare quella che era poi l'idea di un'eventuale di un'eventuale migrazione in Palestina, che non è, fino al 48 non è ancora lo Stato di Israele, per cui aiutavano anche tutti i più giovani o anche i sopravvissuti a trovare una loro collocazione. Interloquivano moltissimo con tutti coloro i quali regolavano i vari displaced persons camps, anche in Italia. Noi abbiamo l'Italia disseminata di campi di rifugiati, anche ebrei, che provengono da tutti i campi di sterminio, e non sono solo italiani, sono polacchi, sono tedeschi, sono cechi, cioè da tutta l'area, quelli che si salvano, molti affluiranno verso l'Italia e da qui verranno poi smistati. La brigata ebraica, da quello che stiamo vedendo, su chi sta studiando ora, Chiara Renzo lavora su queste cose, e anche la di Padova, che ha fatto proprio il dottorato qui da noi su questi temi, abbiamo visto che la brigata ebraica ebbe un ruolo veramente fondamentale anche di raccordo tra autorità italiane e alleati e comunità ebraiche, cioè c'è proprio una triangolazione. E naturalmente fu fondamentale nei momenti in cui le città venivano liberate, dove c'era una comunità, dove poter vedere una liberazione fatta da persone dalle quali sapevi che sicuramente non ti succedeva niente, perché bisogna mettersi anche nei panni di chi era stato in clandestinità tanto tempo. Quindi aiuterà a superare il trauma. Aspetta che te lo porto. Grazie. E sempre rimanendo sulla brigata ebraica, è corretto però che la funzione fu comunque, tu hai sottolineato questa cosa secondo me molto interessante, no? La funzione sulle comunità, su questo rapporto di fiducia, però ovviamente la brigata ebraica ha una caratterizzazione politica, una connotazione politica omogenea, cioè fortemente sionista, sono tutti sionisti, e quindi orienta comunque verso la migrazione, verso l'Aliyah. Cioè saranno fondamentali loro, cioè da un lato loro si rendono conto, però dobbiamo metterci in quelle che significa essere un sopravvissuto messo in un campo di displaced person, no? Non ce ne rendiamo conto. Ma questi campi raccoglievano migliaia di persone, e pensate che inizialmente li mettono tutti assieme, cioè noi abbiamo la vittima, il carnefice,
fianco a fianco in alcuni casi, soprattutto in questa nostra zona. Poi si capirà che bisogna separarli. Allora, loro influenzavano moltissimo, perché cosa fa la Brigata Ebraica? Organizza la scuola di ebraico moderno, rimette in sesto le comunità da un lato, ma prepara i giovani pionieri dall'altro, avrà questo ruolo. Creerà quelle che si vengono definite le Aksharot, no? Cioè le scuole di preparazione dei luoghi agricoli, delle colonie agricole che servivano ai più giovani a prepararsi a lavorare la terra in quest'ottica di rigenerazione, e quindi erano fortemente caratterizzate dal sionismo. Ecco, non è che la Brigata Ebraica ti dica di andare negli Stati Uniti, no? Vanno e fanno un lavoro di propaganda sionista, questo indubbiamente. Grazie. Bene, ringrazio nuovamente la professoressa Catalan per la sua lezione. E ringrazio tutti voi per l'attenzione, per la partecipazione. E vi do appuntamento a lunedì 4 novembre per la prossima lezione, che sarà tenuta dal professor Patrick Carsen e riguarderà la resistenza nel litorale Alto Adriatico. Grazie ancora e buona serata.